Yo! 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 Yeah! Oh, direi che l'app funziona, Mario? L'app sembra funzionare, sì, direi che un po' di gente l'abbiamo rimediata e almeno abbiamo il local che ci spiega come fare. Allora, lui è Mario, è quello che ha inventato questa app Giri in Giro. Ci spieghi un pochino come funziona? Praticamente Giri in Giro nasce dall'esigenza che ho avuto io, ho immaginato che forse avevano anche gli altri, di fare dei giri e ritrovarmi con un local invece di scaricare una traccia e essere abbandonato nel bosco. Sì. Perciò Giri in Giro è un aggregatore di persone e soprattutto è un'app che ti serve a organizzare i giri con i tuoi amici o con chi lo diventerà. Ce la fai praticamente vedere? Sì, guarda, alla fine super easy. Questa è la... Allora, intanto l'interfaccia puoi scaricare sia per Android che per sì, Apple. È già disponibile sia per Android sugli store canonici, perciò sia Android che Apple, che iPhone. Sì. Oh, basta far casino là. Sì, infatti siamo venuti nel bosco cercando intimità, ma esatto. I ragazzi sono vivaci. Bene, ok. Comunque niente, ragazzi, l'app è questa. Ci si va a loggare come in tutte le app del mondo, come i vari sì. social. Mm. E all'interno dell'app, nella casina centrale, si può scegliere appunto se cercare un giro o annunciarne uno. Nel caso che ne volessimo cercare uno, andiamo su cerca, qui andiamo ad applicare i filtri, poi vi faccio vedere bene magari con degli screenshot, e sotto appaiono tutti i giri che ci sono nella zona, sì. nella zona che avete selezionato voi a monte, oppure ne annunciate uno, che è la cosa più bella. Praticamente io entro e decido di annunciare un giro. Dove voglio andare? Voglio andare alla Tuffo. Il giro è destinato alle mountain bike o alle biciclette elettriche, diciamo che lo vogliamo fare lunedì 12, giornata dei parrucchieri, okay. che è una cosa che spesso è ridondante. Allora, il punto di ritrovo, perciò noi decidiamo quando ci ritroviamo, dove ci ritroviamo, perciò il quando diciamo alle 10 con calma, ok? Sì. E il punto è la partenza, cioè una volta che ci si ritrova, diamo 10 minuti, scarichiamo le bici, un saluto e si parte. Sì. Da dove ci si ritrova? Perché alla fine dov'è il giro, dov'è il bosco, lo sappiamo, no? Esatto. Però in questa maniera noi possiamo cliccare sulla geolocalizzazione, andare direttamente nella mappa e andare a segnalare proprio con uno swipe dove, da dove partirà, qual è il parcheggio che utilizzeremo tutti se avremo voglia per partire da tutti dallo stesso punto. Sì. Scegliamo il luogo tenendo premuto nella maniera più banale, dal di qui, e scegli il luogo. Possiamo anche eventualmente scrivere proprio l'indirizzo se lo sappiamo nel pannellino, tanto questo è tutto collegato a mappe di Apple o appunto mappe di Google, perciò è dal di lì che parte il tutto. A questo punto possiamo anche andare a inserire una fotografia se abbiamo piacere, dare una idea del giro. Il giro sarà un giro da circa 2 ore, perché abbiamo poco tempo. Il livello tecnico del giro, perciò quanto è complicato, in maniera che diamo ai nostri amici che verranno, nuovi o vecchi che siano, un'idea di quello che dobbiamo affrontare. Lo sforzo fisico, perché delle volte magari il giro è particolarmente agevole, però c'è della salita ripida. Sì. Insomma, si dà un po' di indicazioni. E le protezioni, esatto. che sono molto protezioni importanti. Che servono, esatto, come avete poi visto dai video vecchi di Lori, sì. che il casco, pettorino e compagnia bella è sempre molto utile. Sì. E a questo punto, se vogliamo, e abbiamo la possibilità di caricare anche un'immagine del giro, magari proveniente da Strava o da Garmin o quello che sia, inseriamo le note e pubblichiamo il nostro giro. Una volta pubblicato, possiamo anche andare a condividerlo su WhatsApp. Ok. Tutto molto così loro semplice. Hanno tutte le informazioni sul giro senza che ti mandano 3.000 messaggi, lì c'è tutto. Allora, i messaggi di notifica, chi crea il giro può mandarli al gruppo che ha aderito. Sì. I partecipanti non hanno la possibilità se non quella di contattare in privato chi ha organizzato il giro. Sì. Il concetto di WhatsApp è il poter condividere il link del giro su un altro social, che sia WhatsApp, Facebook, una mail, qualunque altra cosa. Ok. Questo ti dà il vantaggio di... Io faccio il giro, invece di farlo su WhatsApp, dove magari dopo io ci vediamo alle 9, poi da quel momento in poi 2000 messaggi, 2000 esatto, che non si capisce niente, spammoni, non si va, ma allora si va, non si va. Io pubblico il giro sull'app, condivido il link sull'app, a chi interessa il giro va sull'app e aderisce al giro dall'app. E il social, il WhatsApp del caso, va avanti da solo. E puoi farlo sia in privato che in pubblico. Quindi se te vuoi farti un giro con me, ad esempio, e basta. Assolutamente. Puoi selezionarmi e basta. Puoi creare, sì, puoi mandare l'invito soltanto a una determinata persona oppure a tutti i tuoi amici all'interno dell'app. C'è un sistema di amicizie, di follower, follow me, eccetera, all'interno dell'app, come i social più blasonati. Questo ti permette di rendere il giro privato per il tuo gruppo oppure libero per tutti. Grazie Mario. Ciao ragazzi. Ciao Lori, grazie. Ti vedo un po' un po' di difficoltà. Bravo, oggi ma sono caduto un altro. Ah, questo. Yeah. Yeah!
Ok, sono appena tornato a casa e adesso voglio annunciare subito un giro che farò sabato prossimo, quindi siete tutti invitati se volete venire. Andiamo ad aprire l'applicazione Giri in Giro, questa, e qui troviamo il nostro pannello di controllo, molto facile. Io adesso voglio annunciare un giro, premo qua, e qui ci chiede il titolo del giro. Io lo chiamo Monte Scudo, così, Trail. Ok, dopodiché vado a selezionare di cosa si tratta: mountain bike e bike, gravel e road. Quindi questa applicazione è dedicata a tutte le specialità ciclistiche, non solo la mountain bike. Quindi andiamo a selezionare e bike, così. Poi subito dopo mettiamo la data del giro, quindi 24 febbraio. Poi mettiamo l'ora di ritrovo, facciamo 13:30, perché facciamo nel primo pomeriggio, che è più asciutta la pista. Quindi 13:30, salvo. Dopodiché mi chiede l'ora di partenza, facciamo 13:45, qui, ok, un quarto d'ora per prepararsi, salvo. Ritrovo, premendo qui, vado a zoomare il punto di partenza. Il punto di partenza è questo, vicino alla scuola, tengo premuto. Poi metto la durata del giro, quindi mettiamo che duri 2 ore e mezzo, 3, facciamo 3 ore, così per sicurezza, salva. Grado tecnico, ecco, grado tecnico, siccome è un percorso da leggero enduro, non è difficilissimo, facciamo grado tecnico. Lo sforzo fisico metà, e le protezioni io le consiglio sempre, perché non si sa mai. E posso mettere delle note tipo ci vediamo vicino, di fronte alla scuola, di fronte alla scuola. Ok, a questo punto abbiamo il nostro giro pronto per sabato 24 febbraio e do invio. Questo è un'anteprima di quello che viene fuori, e a questo punto metto pubblica. E voilà ragazzi, giro pubblicato correttamente. Ok, a questo punto come vedete viene fuori il mio giro. Ma se voglio cercare dei trail qui in zona che ancora non ho fatto, basta andare qui, cerca un giro, seleziona una specialità, quindi metto e-bike, e qui come vedete vengono fuori già dei trail con appuntamenti con i local, quindi con persone che conoscono bene il percorso. Chi meglio di loro conoscono i percorsi, e sicuramente divertimento è assicurato. Quindi vi invito di andare a scaricare l'applicazione, trovate il link in descrizione del video dove scaricare appunto questa app. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti! E l'anima tu! Grande! Yo!